urne vuote, nel senso che prima la gente la si portava quasi con forzature in piazza e si commentava da tabelle il comizio, un sacco di gente, vinceremo, poi le urne davano risultati diversi. Diciamo che, per parafrasare, questa sera possiamo dire piazza vuota, urna piena, magari. Noi non siamo qui per farci illusioni, non siamo qua per polemizzare, ma le accuse che voi vi aspettate verranno puntualmente ribadite. Prima di iniziare, voglio salutare gli operai della FIAT, che sono sottoposti a turni massacranti, che lavorano la domenica pomeriggio, lavorano la domenica notte e stanno tutti zitti, i sindacati, i partiti, eccetera, no? Ci si occupa dei voti, degli appalti, non ci si occupa della condizione umana. E poi voglio salutare i compagni spagnoli. Un movimento giovanile che definiscono grillino, che grillino non è, diretto da un professore universitario che si chiama Pablo Iglesias, è candidato a vincere le elezioni, hanno stravinto le elezioni amministrative, hanno conquistato città importanti. Dopo l'esperienza greca è una cosa che dà speranza, molta speranza. Prima si diceva vento del nord, come in una bacheca ho usato anch'io, riferendoci alla necessità di integrarci con le frazioni. Invece dal sud del Mediterraneo viene un vento positivo. I partiti tradizionali crollano di fronte a un movimento che parte dalla base. Prima in Grecia e adesso in Spagna c'è un bel movimento, fatto soprattutto di giovani, fatto soprattutto di donne, che conquista la maggioranza nelle città e nell'intero paese. Non si poteva ignorare questa cosa perché sembra che sia tutta una palude reazionaria, conservatrice. Invece bisogna prima resistere, battersi e andare avanti. Non si può non partire dalle cose che ha detto Doriana. Tutti avete notato che in questa campagna elettorale, dopo che si è detto per anni e anni che non ci sono soldi, non ci sono soldi per fare niente, si è messo da parte un gruzzoletto, che per modo di dire è gruzzoletto, ma è un gruzzolone, di oltre 1 milione di euro, e che sembra quasi che se lo consumava tutti in questi giorni. Ma la cosa che voglio far notare io, che questi lavori, no? Non si fanno così. Se uno cambia una grondaia, arrivano giustamente i vigili e chiedono autorizzazioni, eccetera. Abbiamo messo la guaina su un terrazzo, sono venuti i vigili e hanno detto: ma qua c'è un cantiere? Era un po' nascosto. Sì, c'era, allora tutto a posto. Stanno allargando una curva, stanno facendo una piazzola vicino alla Trinità. Non c'è una tabella. Sono lavori abusivi, chiedo al sindaco Summa. C'è un disegno, c'è un progetto, c'è una delibera, c'è un importo dei lavori, c'è un direttore dei lavori, non si sa. Si chiama l'impresa e si dice: tu vai là, tu vai là, fa questo, quest'altro, eccetera. Ma veramente la gente è indignata. So che non reagisce, e questo è il guaio. No? Lo si dice in casa, lo si dice nel bar, lo si dice con gli amici, ma non c'è una risposta. L'indignazione, no? No? Non si tocca con mano. È una cosa veramente scandalosa, perché significa che a questo punto, ma questi possono fare che vogliono, ma veramente tutto, le leggi valgono solo per noi, valgono solo per voi, valgono solo per i cittadini. Ma non valgono per la pubblica amministrazione, che è tenuta al rispetto della legge e a farle rispettare. Ma noi chiederemo conto.
indipendentemente dal risultato elettorale, che sarà buono, anche se questa cosa non si tocca con mano, il consenso rispetto al nostro movimento è cresciuto. E quindi noi non siamo indovini e ci impegniamo questa sera su questo palco a dire che continueremo per il bene di questa comunità, per il bene di questo paese. Noi continueremo a scrivere, continueremo a fare interrogazioni, a fare denunce, perché non si può stare zitti di fronte al marciume che ormai ci circonda. In questa campagna elettorale non si riesce ad avere un confronto. Noi abbiamo convocato gli altri sindaci sabato scorso nel loro consigliato. Abbiamo speso quasi 35 euro di raccomandate affinché arrivassero in tempo. Abbiamo usato le raccomandate urgenti. Non si è presentato uno, nemmeno uno. Siamo andati in televisione, dove si sentivano a loro agio, dove c'era come conduttore un vecchio craxiano che si chiama Gabriele Di Mauro, che è stato assessore alla regione e che faceva le domande, si erano prima messi d'accordo. Quando dovevo parlare io, la prima domanda è stata da parte dell'altro conduttore, Panucci, come si chiama lui, lei è Rosa, non si è stancato, è dal 93 che si candida, ma non si è stancato. Prima questo non mi aveva mai visto, no? Poi potrebbe essere mio figlio per l'età, e poi ha detto una castroneria. La mia risposta è stata: no, io non mi candido dal 93, io mi candido dal 1975 e mi candido per lottare, se no sarei dall'altra parte. Basta starsi zitto e andarsi a pigliare la testa, come ha fatto Mimì Pace, che ha provenienze come le mie, ma se l'è dimenticata e si è messo con i democristiani, con gli ex medici, con gli ex Forza Italia, medici che erano stati in Forza Italia, eccetera, no? E che non ha vergogna di capeggiare una lista che è un ibrido. Bene, in questo confronto hanno tentato di non farmi parlare, ma alla prima risposta che davo mi hanno detto: no, tu sei provvisto. Mi ho chiesto scusa perché io non ho il dono della sintesi. E ho detto: lasciatemi spiegare i concetti. Vabbè, lo dici dopo. Alla seconda domanda, stessa scena. Prima di rispondere alla terza domanda, io ho fatto una premessa. Ho detto: io al prossimo turno rinuncio. Quando sono 2 minuti per ogni domanda, ma me ne piglio 4 e poi salto il turno. Ma lasciatemi spiegare i concetti. Sì, ho cominciato a parlare. Dopo mezzo minuto: no, Rosa, questo lo spieghi dopo. È chiaro che io mi sono alzato e me ne sono andato. Questi signori qua, soprattutto ho i galoppini intorno, hanno detto: se ne è scappato. Prima lo fai il confronto e poi se ne scappa. Beh, insomma, chi ci deve credere che io sia uno che scappa? Quando mai, no? Semplicemente non sto lì a fare la bella statuina in cui loro fanno dei finti dibattiti, no? Dicono fesserie, ma fesserie non è un'accusa così aleatoria. Mimì Pace, no? Cercando di avere un ruolo di polemizzare con gli altri, ha detto: le acque reflue, cioè le fogne a cielo aperto che ci sono in campagna, io ho ottenuto come sindaco nel 1999 un finanziamento dalla provincia. Sono passati 16 anni, diceva verso il sindaco Summa. Che avete fatto? Perché non avete speso questi soldi? No? Gli ho risposto io a Possidente la sera, dove il dibattito c'è stato, minimo, e lì sono venuto perché si sentivano in casa, lì a Possidente. Diciamo, c'è sempre stata un'egemonia democristiana, ma io ho detto a Mimì Pace:
ma come, tu hai ottenuto un finanziamento nel 99 e 16 anni dopo chiedi agli altri che fine hanno fatto questi soldi? Ma tu che hai fatto? Tu sei stato in carica fino al 2000, sei stato una tanda e mezzo in carica, e perché non hai speso tu i soldi? E non mi ha condotto risposto, è stato zitto. Perché il dibattito si fa concretamente su queste cose, non è che si fa sui programmi che non dicono niente, come questo appunto dei progressisti democratici, il quale dice di voler riconoscere una partecipazione istituzionale delle donne, ha scoperto l'acqua calda dopo che le donne hanno ottenuto una legge, e vorrebbe anche dare, diciamo, un po' di respiro alle associazioni. Ma non ha detto se le vuole finanziare, se si devono autofinanziare, se il comune gli mette a disposizione delle sedi. E quindi, insomma, l'accusa che facciamo noi è che c'è un programma che non dice niente. Gli ho detto al Presidente, gli ho detto programmi evanescenti. Bisogna difendere l'ambiente, bisogna stare attenti alla cultura, bisogna occuparsi dei giovani, bisogna cercare di far riprendere l'occupazione. E in che modo? Non viene detto. Se non che la risposta è stata, ma i programmi elettorali sono parole, ha detto. No, i programmi elettorali in cui uno si presenta e dice io voglio governare per 5 anni sono parole, come quelle della canzone Remina. E trovo assurdo che qualcuno che è andato a scuola, qualcuno che ha fatto il sindaco, no, dica questo. Allora è proprio vero che si può dire tutto il contrario di tutto. E poi però ha colmato il vuoto sulle associazioni, ha detto le associazioni, ai socialisti chiederei un po' di silenzio, se no questo è boicottaggio, chiede ai vigili di intervenire. La piazza è occupata dal nostro comizio, non da un altro. Quindi se volete ascoltare, e se no chiudetevi nella vostra sede, perché questa altrimenti è una provocazione. Questo è un altro aspetto di malcostume, delle cose che diceva Dorian e che tocchiamo. Non c'è solo la non partecipazione, c'è anche l'azione che si vuole impedire agli altri di dire 4 cose. È vergognoso. Stavo dicendo, allora mi piace. Io mi occupo un pochettino di lui, tralasciando la vergogna del Vito Summa, a cui dirò delle cose. Ma perché? Perché Mimì si presenta come l'alternativa a Vito Summa ed è solo l'altra faccia della medaglia. Ma il Presidente ha detto, le associazioni possono ricevere un contributo, ma in parte si devono finanziare da sola, no? E gli altri soldi a chi vanno? Come ha fatto Vito Summa? Vanno che dà 5.000 euro alla figlia del Verrastro, che aveva 6 pensioni, per stampare un libro sul padre, che quella signora non ha manco chiesto. Come si fa? Si fa dando contributi a destra e contributi a sinistra e dicendo agli altri che non ci sono i soldi? E spendendo un mare di soldi, di cui adesso dirò qualche cifra, per gli avvocati, per la spazzatura, per i cani, senza vedere nessun risultato. E ha detto che le associazioni devono contribuire, ha detto così Toriano, al Presidente, tu c'eri con me, là, eccetera. Beh, noi chiediamo delle risposte su qualcosa di concreto. Noi da anni proponiamo che anziché fare i fasulli corsi di formazione, si dia un contributo agli artigiani per integrare un minimo di salario ai giovani che imparano un mestiere. Si chiamano botteghe e scuole. Poi tutti piangiamo sul fatto che questo è un paese artigianale e sta morendo, sul fatto che l'artigianato non c'è più,
Negli anni 50, inizio degli anni 60, qua c'erano 40 falegnamerie. Poi quello scienziato che aveva visto aveva trasformato per necessità di reddito in inservienti, a manicomio, in cantonie, eccetera. Non che queste persone non dovevano accettare questo, è che questo luminare della politica non ha capito che bisognava finanziare l'artigianato. Ha fatto qualche cosa a livello di artigianato artistico, che non è rimasto niente. Ma Casteluccio Inferiore, che è quando il quartiere di Basso Lateria, quando Lago Pesaro, fanno le porte, le mandano pure in Medio Oriente. A Vigliano le porte si montano, non si costruiscono più. Dice, ma che vuoi che sia? Semmai risparmiamo. No, la questione è che i nostri figli, i giovani, se ne vanno al nord, vanno a studiare e non tornano indietro. E questi si occupano di altro. Noi chiediamo risposte su questo. Come si favorisce l'artigianato? Si favorisce riducendo il prezzo dei lotti nella zona artigianale, a Salnello e a Serra Vendaruba. Mentre si sono assegnati dei lotti a chi può rinunciare sotto motivi di clientelismo. C'era una ditta che anziché tagliene uno, gliene hanno due e poi rinunciato a tutte e due. E poi i soldi di queste cose non vengono utilizzati per l'artigianato. Come i soldi delle concessioni edilizie non servono, manca appunto per aggiustare le strade. La cooperativa Sunny Residence a Posillipo ha pagato oltre 60.000 euro di concessione edilizia. Ho chiesto al sindaco che fine hanno fatto questi soldi, non ha risposto. E poi la legge dice che non si possono impiegare in altri settori, devono essere usate per le opere di urbanizzazione. Ma lui se ne frega. Ha pagato gli avvocati. 480.000 euro agli avvocati. Ma la risposta che abbiamo avuto è stata, e che dobbiamo fare? La gente ci muove causa e noi ci dobbiamo difendere. E che se no questi si vengono a pigliare pure le scrivanie al comune. Non è vero, è falso. Hanno fatto cause che si potevano evitare. La ditta che ha ricostruito questo fabbricato alla mia destra aveva chiesto la revisione prezzi, in base al contratto, in base a tutta una serie di cose, gli spettava. Ma gli hanno negata. Inizialmente erano 30.000 euro e quello in quel periodo di difficoltà si sarebbe accontentato la metà purché gli ridessero. E invece hanno fatto causa. Hanno perso la prima causa e hanno perso pure l'appello. E poi sapete quando hanno cacciato? Quasi 70.000. Ma tanto mica sono soldi loro. Poi capita che i vigili chiedono l'indennità di turno, è previsto in contratto, perché non la devono avere? Ma questo sindaco gliela nega e quelli sono costretti a fare causa. Vanno al sindacato e fanno una causa. Perdono la causa di primo grado e non si fanno capace. Costringono i ricorrenti a fare l'appello. Perdono e il comune, con i soldi nostri, paga per tre volte quello che avevano chiesto i vigili. Ma ditemi questo se sono persone intelligenti, se sono amministratori seri o se sono dei buffoni. Sono dei buffoni perché dipende chi la chiede una cosa. Tu mi sei antipatico, allora vai dove vuoi, vai pure alla corte di Strasburgo, ma io non te la do. E tanto le cause fanno con i soldi nostri, mica con i soldi suoi. Un dipendente chiede un'altra cosa. Questo quando l'ho saputo sono arrivato in consiglio comunale. Glielo negano, fa causa, vince la prima causa e lo costringono a fare l'appello. Quando stavo facendo l'appello io ho detto in consiglio, chiamate l'avvocato del dipendente e chiudete la causa perché perderete proprio l'appello. Così hanno fatto, semplicemente che era un po' tardi. Gli avvocati ci hanno inzuppato il pane nel latte, come suol dirsi. E potrei fare altri esempi. Qualcuno di un certo significato
Quando hanno ampliato la zona artigianale a Contrada Selva 21, hanno fatto gli espropri. Ma guarda un po', con tante proprietà, c'è solo una famiglia che l'esproprio non è andato a buon fine, non si è potuto perfezionare. Guarda un po', se capita una, la pratica è una, no? Sono tutte che vanno male, ma se va bene a uno, va bene alla seconda, va bene alla terza, perché alla quarta non va bene? Furbo la famiglia, che è la famiglia del comandante dei vigili, no? Diretta da lui, quale regista familiare, li fa andare avanti. Fanno i lavori, fanno i muri, fanno le strade, mettono i lampioni. Lui promuove causa e dice: l'esproprio non è valido, io non l'ho ricevuto, non mi ho pigliato nessuna indennità, io volevo coltivare, volevo zappare la terra, non la posso zappare più. Perizie contro perizie, causa. Sai quando ha cacciato il comune? Il comune ha cacciato più di 80.000 euro, più di 60.000, cioè le carte qua posso aprirle e dire pure i centesimi, no? Se qualcuno le vuole mettere in dubbio, le ce l'ho in mano. Ha cacciato più di 80.000 euro, 25.000 euro solo ai tecnici, consulenza di parte, per conto degli interessati, consulenti del comune, consulenti d'ufficio nominati dal giudice. Dico io, ma perché si è sbagliata a fare questo esproprio? Gatta ci cova, secondo me, hai capito? O ci poteva essere un tentativo di speculazione che può essere favorito. Io invito a indagare su questo, a vederci chiaro, perché questi sono i soldi che mancano. Allora, io ho chiesto in consiglio comunale di abbassare di mezzo punto l'IMU. Non si può, non ci sono i soldi. Do atto a Mimì Pace, ex capogruppo, non capisco perché sostituito, da Angelo Summa. Se alza e dice: sindaco, se si può fare, io sono d'accordo. E parlava a nome della maggioranza. Il sindaco lo blocca e dice: no, 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 non si può fare. E lui disciplinatamente non dice più niente. Passiamo alla spazzatura. Chiedo una riduzione del 10% della tariffa di fronte a costi altissimi, dicendo che si può risparmiare, che si potrebbe fare un impianto di compostaggio. Sapete, ho visitato un paesino in Toscana, è più piccolo di Avigliano, si sono fatto un impianto di compostaggio. Non pagano nessuno per conferire l'umido, lavorano l'umido e ricavano dei soldi. Producono addirittura dell'energia elettrica. Ma noi siamo più stupidi, non si possono fare queste cose. Invece vedetevi voi, Antonio, che stiamo distribuendo 3.700.000 euro per la spazzatura in 4 anni e mezzo. E vi dico che non abbiamo trovato tutte le delibere. Abbiamo sudato, io insieme a chi mi ha aiutato, a trovare queste delibere. Prima di una certa data non c'erano sussidi. Domanda una cosa nascosta da una parte, una cosa nascosta dall'altra. Comunque, quello che abbiamo tirato fuori ammontano a 3.700.000 euro. A Possidente e alla Nuova TV, il sindaco diceva: sono aumentati i costi, e che ci possiamo fare, no? Perché io lo accusavo che aveva aumentato la spazzatura una seconda volta, perché voi ricorderete che appena si è insediato ha aumentato l'indennità agli assessori, la sua indennità, e ha aumentato la spazzatura. Poi non era venuto fuori, l'ho scoperto dopo, che a due assessori si sono pagati addirittura i contributi per la pensione. C'è una legge che dice, ma questo vale per le grandi città, dove chi diventa amministratore smette il lavoro e fa questo 10 ore al giorno. Questi per venire da Lagopesole e da Sant'Angelo, l'assessore Vito Lucia
e l'assessore Anna D'Andrea per venire mezza giornata o due mezza giornata la settimana si sono fatti pagare 23.000 euro di contributi previdenziali, a parte gli 800 euro netto di indennità assessorile, continuando a svolgere l'attività di avvocato o attività di consulente. Ma non c'erano i soldi. Però, scoprendo, studiando, lavorando, vengono fuori ospiti, come si suol dire. Allora il sindaco dice: ma sono aumentati i costi, che possiamo fare? Cerco di essere breve e di non farvi ghiacciare ulteriormente, ma qualcosa la dobbiamo dire. Nel 2013 hanno speso 884.509,25 euro per la spazzatura. Però nel 2014, dopo che abbiamo cominciato a scrivere, a dirla, a battere in consiglio comunale, si sono mantenuti un poco e si sono spesi nel 2014 708.967,18 centesimi, cioè 180.000 euro in meno. E lui ha detto, sono aumentati i costi. Ma se sono aumentati i costi, com'è che nel 2014 si è speso meno del 2013? Allora sei un bugiardo. Pito summa, sei un bugiardo. Vuoi fare una causa per calunnia, più offesa, mi vengo a difendere. Ma tu sei un bugiardo matricolato. E nessuno te lo viene a dire. Allora te lo dice Unità Popolare. Perché questo paese ormai è ridotto a questo. E poi perché hanno fatto tutti questi appalti? Quante società per la spazzatura? Una è Progetto Ambiente di Avigliano, l'altra è ditta B&B Eco Spa di Tito, un'altra è ditta Lucani e Spurco, un'altra è ditta Aseco Spa di Marina di Ginosa, un'altra è ditta Progeva di Laterza in provincia di Taranto. Ma perché tutte queste ditte? A Moro Lucano il sindaco Varia ha fatto un bando di gare, si è adoperato affinché non andassero i forestieri e lavorassero i suoi concittadini, non come sulla mensa, come ha ricordato Doriana nel suo intervento, in cui è venuta la ditta al sorrento. Ma ci ha chiamata questa, ci ha detto che qua si svolgeva un appalto. Ma forse gliel'ha detto Angelo Vito Sabbia e Mimì Pace non lo sa. E c'è qualcuno, forse la cooperativa, che pensa che Mimì Pace sia l'alternativa a Vito Summa. Perché questa è la verità. Dice, ma queste accuse su che cosa si basano? Si basano sui fatti, sulla logica. Se avessi prove certe, testimonianze, io andrei domani mattina in tribunale, chiederei di essere ascoltato dai giudici. E se qualcuno sa qualcosa più di me e ha un vizio di coraggio, se mettesse in contatto con me, che la facciamo sta cosa, perché qualcuno merita di andare in galera in questo paese. Fin quando non mettono i ferri a qualcuno, noi andiamo sempre più giù, noi fra poco arriveremo alla Fiumara di Ruoti, che sulle carte si chiama Fiumara di Avigliana, ma arriveremo laggiù. Perché non si fa un appalto su? Morocano l'hanno fatto. Mariani, che è un tipo di sindaco, non certamente simpatizzante della sinistra, figlio si è candidato con Forza Italia alla regione, poi lui ha precedenti di destra, ma è una persona popolare, populista. Mi dice, no, non mi chiede queste cose, ma come fate per l'umido? E chi lo convenite? Quanto pagate? No, Fernando, non mi chiede queste cose, perché io ci faccio un appalto. Pamerate al minor prezzo possibile per il comune, quindi per i cittadini. Ma sta ditta se la vedete tutto. Di tutto. Noi non vogliamo neanche i sacchetti. Lavorano un po' di giovane, omologato. Il servizio mi sembra che funziona e a Avigliano il servizio non funziona. Se tutti questi soldi fossero serviti a tenere il paese pulito,
ma uno può chiudere pure noi, come diciamo, la paesana. Invece, con molta serenità, visto